Il prossimo mercoledì. Le notizie del TG Ora, ancora sangue nel napoletano, agguato mortale la scorsa notte ad Afragola in provincia di Napoli. La vittima è un pluripregiudicato Antonio Cacace di 43 anni. Secondo quanto al momento ricostruito dalla polizia, l'uomo era in sella ad uno scooter in via Don Bosco quando è stato colpito alla schiena da alcuni colpi di arma da fuoco. Trasportato all'ospedale di Fratta Maggiore è morto poco dopo. Cacace, tra gli altri, aveva precedenti per associazione a delinquere, estorsione e furto. È un ordigno rudimentale è stato ritrovato giovedì in via Grottole a Pianura, a Napoli. Sul posto sono intervenuti per il disinnesco e per la messa in sicurezza gli artificieri e le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. La bomba artigianale, composta da esplosivo e pezzi di ferro, era stata piazzata a poca distanza dagli edifici. Le indagini sono in corso per appurare se si sia trattato di un atto intimidatorio. A pochi metri dal luogo del ritrovamento abita un pregiudicato 35enne che gli investigatori inquadrano nell'orbita dei Romano Daniello Giannelli, il sodalizio camorristico che riunirebbe diversi gruppi attivi tra Pianura, Soccavo e Bagnoli. Li hanno minacciati per mesi, usando anche una pistola per costringerli a non parlare con i carabinieri. I due, testimoni di una rapina, hanno vissuto mesi di paura, tanto da rifiutarsi anche di uscire di casa. Un ragazzo di 18 anni e suo cugino minorenne erano entrambi ascoltati dopo una rapina, una pompa di benzina di Minturno, in provincia di Caserta. Questa è la loro colpa, il motivo per il quale sono stati picchiati ripetutamente, contattati continuamente al telefono e pedinati. Da ieri i tre giovanissimi che li hanno minacciati in questi mesi sono stati fermati dai carabinieri e sono finiti agli arresti domiciliari. Troppi migranti, circa 150 con i nuovi arrivi nel mio paese che conta circa 2500 abitanti, arrivi di cui non ero al corrente e se non si troverà una soluzione mi dimetto. Lo ha detto il primo cittadino di Castelvenere in provincia di Benevento, Mario Scetta, intervenendo nel corso della riunione convocata dal presidente della provincia di Benevento, Claudio Ricci, su richiesta dei sindaci della Valle Telesina. Nelle prossime settimane si richiederà anche un intervento della Deputazione Nazionale e Regionale per la proposta di una norma che possa regolamentare gli arrivi anche in vista dei prossimi bandi della Prefettura che scadranno lunedì prossimo e che vedranno l'istituzione di 23 nuovi centri di accoglienza. Ed è bufera sui trasferimenti dei docenti neoassunti nel piano della buona scuola. Chi ha preso la strada delle province del centro-nord Italia potrebbe sperare in un clamoroso riavvicinamento, perché con un'ordinanza sospensiva il Tribunale del Lavoro di Salerno ha dato ragione a una docente salernitana di scuola elementare che nei giorni scorsi si era opposta al provvedimento di trasferimento in Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dal cervellone del Ministero dell'Istruzione. E si tratta del primo provvedimento di un giudice in Italia a favore di una maestra del sud che si è opposta all'esodo al centro-nord. E paura per un ragazzino caduto accidentalmente dalla bici mentre stava facendo un normale giro in paese, successo a Villanova del Battista in provincia di Avellino. Sul posto un'autoambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Il 13enne ha riportato lo spappolamento della milza, tanto da richiedere un intervento chirurgico d'urgenza e in seguito il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Amici, e con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1.